Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Sono qui live al Technology Hub 2018 e chi ti vado a incontrare? Marco Crotta. Marco è il creatore di un progetto interessantissimo di divulgazione per quanto ha a che fare con il blockchain, con le criptovalute, il Bitcoin. Argomenti difficili apparentemente da capire, ma facilissimi quando te li spiega lui. Questo progetto si chiama Blockchain Caffè. E allora gli ho detto: scusa Marco, devi subito venire qui e fare una bella chiacchierata, perché voglio far conoscere il tuo progetto agli ascoltatori di Strategia Digitale. Marco ha accettato molto volentieri, quindi tra poco ascolteremo l'intervista a Marco Crotta di Blockchain Caffè. Prima però voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il luogo dove ci troviamo online. E visto che oggi ho incontrato vari ascoltatori di Strategia Digitale qui al Technology Hub, vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram, telegram.me/strategiadigitale, che è il modo più veloce per sapere dove siamo in tempo reale, poterci incontrare dal vivo e chissà, magari anche farci una chiacchierata davanti al microfono. Per ora è tutto, quindi tuffiamoci nell'intervista a Marco Crotta per scoprire insieme il blockchain e le prospettive che ci apre. Carissimo Marco, prima di tutto ben trovato, grazie di aver accettato di fare questa chiacchierata. Grazie a voi. Ti dicevo prima, abbiamo scoperto per caso il tuo progetto Blockchain Caffè. Una mattina un ascoltatore di Strategia Digitale mi ha condiviso un video molto simpatico. La cosa che mi ha colpito di questo video è che spiegava le cose che hanno a che fare col Bitcoin, con la blockchain, in maniera totalmente elementare, semplice, senza essere semplicistico, senza slogan, senza cose approssimative, ma al tempo stesso estremamente comprensibile, con un tono lento, rilassato, ecco, direi così. Mi racconti, Marco, che cosa c'è dietro al progetto Blockchain Caffè? Come ti è venuto in mente un bel giorno di crearlo? Allora, quasi per caso, perché come dicevo, la youtuber famosa di casa è mia moglie, non sono io, però a me a un certo punto è capitato di impallinarmi completamente di questa tecnologia, di scoprire e finalmente di capire tutte le potenzialità che ha, perché io parto come detrattore, devo confessarlo. Poi a un certo punto mi sono messo a studiarla bene e in nirvana, cioè ho capito veramente cosa poteva fare, e da lì ho detto: devo studiare tutto, devo capire tutto, devo essere sul pezzo. Mia moglie si arrabbiava perché io passavo il tempo a studiare. A un certo punto gli ho detto: guarda, ti spiego, stai lì che adesso mo ti racconto. Poi ho pensato, poi devo dirlo anche tizio, Caio, all'amico, lo zio, facciamo così, faccio un video che così glielo faccio vedere e stop. Il primo è partito così, per scherzo, con mia moglie davanti che mi faceva guardare fuori camera, perché così io guardando lei capivo se la spiegazione era appetibile, se ci stava, se era confusa, se dovevo tornare indietro. E niente, è preso piede, poi da lì è andata, è cominciata completamente a caso, con un po' di, diciamo, quella competenza poca che c'era era dovuta al fatto che avevo fatto scuola con lei sui suoi video, e quindi sono partito con quello che era già un bagaglio che avevo costruito prima. Ok, ma come si è incrociata la tua vita con il mondo della blockchain? Di che cosa ti occupi? Che cosa fai nella vita? Allora, io sono un informatico da quando avevo 8 anni, e stiamo parlando di tanto tempo fa, di quelli che ha cominciato a programmare sulla carta perché mamma e papà non gli compravano il Commodore 64 perché costava un sacco, e da lì sono andato avanti sempre così. L'informatica è stata una presenza costante in tutta quanta la mia vita, fino alla laurea, fino poi al fare ricerca, fino poi ovviamente al lavoro che faccio tutt'oggi. La parte dell'insegnamento c'è stata, ma per altre cose più marginali, e non pensavo mai che sarei finito a insegnare qualcosa a qualcuno o spiegare qualcosa a qualcuno, però è stato un connubio fortunato e
devo dire per fortuna mi ha permesso di fare questo. Cos'è che ti ha colpito della blockchain? Qual è stato ciò che ha fatto scattare una scintilla dentro di te? Posso dire una cosa che magari sembra poco seria? Di okay. Quello che vuoi. Allora, se tu chiedi a qualcuno per strada quali sono le due cose che fanno girare il mondo, una ti dirà che sono i soldi e io dell'altra non ci posso fare i video, ok? Però ho detto questa roba qua sicuramente cambierà il mondo, io ne sono convintissimo, e quindi a quel punto lì ho detto cambierà le nostre vite, cambierà le vite delle mie figlie, cambierà tutto, perché è una di quelle cose che quando arriva basta, cioè rimane lì, non la mandi più via, e il grado di cambiamento che porterà le nostre vite secondo me sarà tanto, sarà evidente, ma parlo anche non soltanto nella vita quotidiana ma anche a livello politico, anche a livello sociale, secondo me cambieranno tante cose, perché questo si porta dietro tutta una serie di implicazioni che a prima vista non sono evidenti. Guarda, puoi affrontare il discorso sia dal punto di vista del volontariato, che l'ho approcciato io, fino ad arrivare al complottismo, ci sta tutto, perché è veramente talmente profondo come impronta che sta lasciando, che ci sta già un parte condizionando. Dicevo prima, durante l'intervento, questa cosa qui è partita forse con un nerd che ha scritto del codice da solo in cameretta a casa sua, e adesso di questa sua invenzione ne devono parlare al G20, perché sta andando a toccare tutti questi temi ed è impossibile far finta di niente e mettere la testa sotto la sabbia. Io voglio fare questi video per permettere a tutti di capirne il più possibile, il prima possibile, perché non voglio che si crei una forma di digital divide sui soldi, perché finché il digital divide, diciamo, ti separa tra quelli che sanno usare bene internet e quelli che ancora no, se questa stessa cosa la trasposti sul discorso dei soldi, chi non sa usare i soldi non ha un bel avvenire davanti, e io voglio fare in modo che questa cosa qua sia più diffusa possibile, che ci sia più consapevolezza. Cioè l'idea è, preferisco che ne sappiano tantissimo magari i ragazzi più giovani, quelli che adesso guardano YouTube come la nuova televisione, piuttosto che i loro genitori, piuttosto che quelli che prendono le decisioni per quei ragazzi, perché alla fine il domani il mondo sarà loro, e se sarà fatto con gli strumenti che loro sanno già usare, io sono convinto sarà anche un mondo migliore. Da informatico, e lo sento anche dalle tue parole, pesa molto il tema della consapevolezza, no? In fondo la conoscenza è potere, chi lavora nel digital questo lo vede tutti i giorni, la conoscenza è realmente potere. Hai legato la blockchain ai soldi, no? Scherzosamente con la battuta che hai fatto, sì. Ma effettivamente per molti blockchain uguale Bitcoin, se sì. Ne sempre sente sempre parlare insieme, e anche l'entusiasmo, l'interesse, la ricerca di una consapevolezza su questo punto è legata alle oscillazioni delle sì. criptovalute. Insomma, per dirla proprio terra terra, quando si possono fare due soldi sono tutti amici del Bitcoin. Appena il Bitcoin scende, del blockchain, appena il Bitcoin scende o si perde qualche soldo, la blockchain sembra la nostra più acerrima nemica. Allora, a livello di consapevolezza, aiuta a me e chi ti ascolta a comprendere, al di là delle criptovalute, cosa ci sta offrendo il Bitcoin, il blockchain, in termini di opportunità. Guarda, la cosa fondamentale è che con una blockchain tu puoi disintermediare e garantire le informazioni o il passaggio di informazioni come non è mai successo prima. Chiunque ha un computer o anche l'ha toccato un computer sa che l'operazione più banale è copia e incolla, e prendere un file, editarlo, cambiarlo, modificarlo. E questo ovviamente, per un sacco di aspetti e di implicazioni che ha, fa sì che questi strumenti per il settore finanziario, per il settore monetario, per il settore legale non vadano bene o presentano dei limiti. Cioè, se io scrivo un contratto e poi non ho degli strumenti che mi garantiscono che questo contratto non è stato alterato a posteriori, io non posso usare degli strumenti nativi digitali 100% online o su un computer senza avere queste garanzie, che invece paradossalmente mi dà la carta e un timbro. Ecco, la blockchain, tra le altre cose,
colma anche questo problema, cioè fa sì che io metto un'informazione nella blockchain, puoi fare copia e incolla tutte le volte che vuoi, tanto l'informazione è quella, quindi tu non puoi fare altro che ripetere l'informazione che ti ho dato io, e anzi facendo così mi aiuti, perché così esistono più copie di questa informazione ed è più facile averle, è più difficile perderle, è più resiliente il sistema, via dicendo. E contemporaneamente, anche se ce l'hai, tu non puoi alterare quell'informazione senza che tutti se ne accorgano. Quindi io posso certificare ad esempio un contratto mettendolo sulla blockchain e avere delle garanzie rispetto al contenuto di questo contratto, rispetto a quando è stato fatto, quando è stato scritto e da quando è lì. Ed è una cosa che prima era impossibile fare, ma con qualsiasi strumento informatico, una volta si credeva i CD-ROM, no? Smetti una cosa sul CD-ROM, quella non la puoi più riscrivere, ma ovviamente non ha senso questa cosa. La blockchain ci dà tutte queste possibilità e in più è distribuita, cioè io posso registrare il mio contratto qui a Milano e dimostrare a qualcuno che sta a Hong Kong che quel contratto c'è, è valido, eccetera eccetera, costo zero. E quindi disintermediazione, garanzie fortissime, inalterabilità, taglio dei costi, e poi soprattutto si va verso quello che adesso si sta cominciando a chiamare il web 3.0. Quando mio padre mi ha detto: scusa Giulio, io sento nominare questa blockchain, ma che cos'è sta blockchain? Io gli ho subito girato il tuo video dove lo spieghi in maniera magistrale, quindi non posso esimermi dal farti la domanda di rito: che cos'è la blockchain in parole povere? Allora, il discorso del ledger distribuito l'abbiamo già sentito tante volte, e di recita è una rete di computer che sono collegati fra loro. Se una parte anche importante di questa rete va giù, non importa, la rete rimanente continua a gestire tutte le funzioni fino al ritorno dei nodi. E cosa fanno? Si scambiano queste informazioni che vengono aggiunte a questa blockchain, che è proprio catena di blocchi. Io i miei dati li metto all'interno di questi blocchi e la blockchain mi dà degli strumenti per cui io posso solo aggiungere blocchi nuovi, non posso né sovrascrivere i precedenti né cancellarli, tagliarli, non posso fare nulla. E questi blocchi sono legati fra di loro da queste chain, da queste catene, che sono delle prove crittografiche forti che ci danno delle garanzie sia sul contenuto dei dati, quindi io posso dimostrare che il dato era quello, che non è stato alterato, ma soprattutto sul fatto che un dato dipende dai precedenti. Quindi la catena, la forza della catena dove sta? Che se io vado a cambiare, senza riuscirci, un dato di 3 mesi fa, io vado a rompere tutta quanta la blockchain per 3 mesi da lì in avanti. E questo è evidente, è palese, ha dei costi altissimi per, come dire, cercare di fare la truffa fatta bene in maniera che nessuno se ne accorga, e rende appunto sconveniente barare. Cioè, una delle novità più forti della blockchain non è in quello che fa, ma nel come i nodi si parlano fra di loro. La blockchain elimina la necessità di fidarsi di qualsiasi cosa, perché ogni elemento della blockchain, ogni nodo, controlla tutto, può farlo, è fortemente incentivato a farlo, e se un nodo vuole provare a barare, il costo e l'impegno che deve metterci è talmente alto che automaticamente la cosa diventa infattibile per ragioni economiche. Tu magari per rubare 1000 euro di bitcoin, 100.000 euro di bitcoin, devi spendere cose che sono ordini di grandezza superiori, quindi ovviamente cosa fai? Non lo fai. Anzi, se proprio hai tutto quello lavoro che puoi fare e ti conviene lavorare bene insieme al resto del gruppo, perché da lì guadagni. Tu hai parlato di disintermediazione, si sente molto parlare di smart contracts, ma come si fa a scrivere sulla blockchain? Allora, scrivere sulla blockchain è facile, ci serve un client, il famoso wallet, o un software che faccia le analoghe operazioni, che deve semplicemente interfacciare, semplicemente per modo di dire, però si interfaccia con un nodo di questa rete,
parlano uno stesso protocollo e fondamentalmente gli passa un pacchetto di dati. Il pacchetto di dati è strutturato, c'è scritto dentro questo pacchetto di dati, questi sono bitcoin che vanno da A a B, piuttosto che questo è uno smart contract e quindi devi trattarlo in maniera differente. E poi il software che gira sui nodi della blockchain si prende in carico di gestire in maniera opportuna il pacchetto di dati che gli hai passato. Quindi ad esempio per gli smart contract uno può anche abbastanza semplicemente, devo dire, scrivere un contratto a casa sua tranquillamente, proprio su strumenti molto semplici. Adesso viene quasi fornito tutto quanto il kit per partire così, d'amblè, lo scarichi da internet e 5 minuti dopo puoi cominciare a pastrocchiare un po'. C'è una blockchain di test dove tu puoi fare tutti i danni del mondo senza avere nessuna ricaduta materiale, e alla fine, quando sei convinto che il tuo codice funziona, fa quello che deve, lo sottoponi alla blockchain vera e propria. Da quel momento in poi chiunque può chiedere al tuo smart contract, che alla fine è un programma, di dire: mi svolgi questa funzione, mi dai questa garanzia, mi fai da terza parte incorruttibile per questo scambio. Facciamo un esempio semplice: io e te facciamo una scommessa su una partita di calcio, quello che è, mettiamo questo smart contract dove io e te depositiamo i soldi e fa praticamente la parte dell'amico imparziale, no? Alla fine lo smart contract gli diciamo chi ha vinto e lui sarà l'unico che potrà sbloccare la somma che abbiamo messo in comune e darla al vincitore. Quindi quello è il grosso vantaggio. Tu, diciamo, la persona più affidabile per antonomasia che abbiamo al mondo d'oggi è il notaio o comunque un agente di pubblica sicurezza, però alla fine sono sempre persone, sono sempre uomini, obtorto collo per corruzione e quant'altro. C'è sempre un modo poi alla fine di mettere in crisi purtroppo una persona. Ecco, questo con uno smart contract non lo puoi fare. Una volta che lì è lì e fa quello che gli hai detto, attenzione, perché se gli hai detto di fare una cosa sbagliata, lui la fa. Quali sono i player che vedono invece una minaccia nella blockchain, quelli che si oppongono o rifiutano il concetto stesso di blockchain? Ma allora, sarebbe facile dirti le banche, però sarebbe sbagliato. Cioè, secondo me c'è un rifiuto iniziale proprio alla novità in sé, che sia la blockchain, che sia altro. Fai conto che, avendoci lavorato, molte banche posso dirti che usano dei sistemi informatici veramente forse più vecchi di me quasi, ma perché giustamente hanno un approccio conservativo e dicono: se una cosa lì funziona, non ti assumere dei rischi inutili nel provare a cambiarla. Quindi la novità già loro crea qualche difficoltà, qualche eruzione cutanea. Una novità come la blockchain, che si propone di disintermediare, quindi per certi versi di togliergli il lavoro, ovviamente la vedono peggio. Però questo è un approccio molto, diciamo, limitato, molto da, diciamo, mentalità piccola, perché in realtà secondo me proprio quei settori che adesso si sentono minacciati dalla blockchain sono quelli che la dovrebbero cavalcare, cioè sono quelli che dovrebbero capire che è la nuova tecnologia che comunque ci sarà. Quindi la differenza non è quanto ne parli male per cercare di affossarla. C'era un articolo bellissimo di Paolo Savona, che, voglio dire, ha ricoperto i ruoli che ha ricoperto per un motivo, che proprio diceva: lasciate stare di dire che Bitcoin non è sicuro, perché l'utente, quando ce l'ha in mano, se ne rende conto da solo. Fate un'altra cosa, cavalcate questa cosa qui, fate in modo di farvi trovare pronti, perché è la stessa cosa che è successa quando appunto si diceva: chi vuoi mai che comprerà su internet, no? Negli anni 90, è assurdo, ma dare i numeri della carta di credito, no, giriamoci dall'altra parte, paraocchi, affossiamo questa tecnologia se possiamo. E poi adesso c'è Amazon, e Amazon sicuramente si è portata via molti, diciamo anche posti di lavoro, ma molte nicchie di mercato di quelli che non hanno capito o non hanno voluto capire e non hanno voluto provarci. Parliamo del tuo progetto, del Blockchain Café. Me l'hai raccontato appunto come un qualcosa che hai incontrato, che è accaduto nella tua vita ed è nato dalla passione, sì, dall'interesse per il blockchain e dal desiderio di dare uno strumento di conoscenza, di consapevolezza, di approfondimento anche a quelli che ti stavano intorno e via via, sempre ad altre persone. Io e te ci siamo incontrati qua, non ci conoscevamo, eppure quei tuoi video attraverso la loro conoscenza,
presenza e la loro condivisione hanno portato valore anche alla mia rete, al mio network. Allora quello che ti chiedo è: cosa è diventato Blockchain Café oggi e quali sono i tuoi piani per il futuro? Ma Blockchain Café è diventato innanzitutto un grosso divertimento, perché vabbè, devo svegliarmi alle 6 del mattino, farmi il caffè perché ne ho veramente bisogno mentre giro, e quindi occupo la mattina così, anche perché è l'unico spazio disponibile che ho, avendo avuto due bambine da poco, quindi insomma immagina. Però è divertente, è una grossa soddisfazione. A me è capitato che in metropolitana per strada un paio di volte mi fermassero: oh, grazie, bella, grazie. E io pensavo fosse uno scherzo all'inizio, perché dicevo: ma perché? Poi ho collegato, ho detto: ma tu magari sì, mi è servito un sacco, mi è piaciuto, grande. Allora continuo, cioè se serve a qualcuno e a qualcuno apprezza, a qualcuno piace, magari è utile soprattutto, allora continuo. E quindi sicuramente adesso l'idea c'è di continuare con Blockchain Café, che adesso è diventato anche un mini brand, facciamo finta, in realtà no, che tiene corsi, fa spiegazioni, fa qualche conferenza, qualche presentazione, qualche piccola consulenza. Quindi indubbiamente, se ci fosse la possibilità a un certo punto di dire: cosa farai da grande? Voglio fare la blockchain, questo sicuramente sì. E poi comunque è anche molto diciamo una cosa che mi sprona, perché mi dà soddisfazione, cioè soddisfa contemporaneamente la curiosità dell'informatico che vuole comunque sempre stare lì a smanettare, nonostante adesso il lavoro lo porti a fare altro, però quella passione c'è. E nella blockchain, comunque in tutta questa tecnologia, in the space, come lo chiamano quelli bravi, c'è tanto da capire, c'è tanto da imparare, c'è tanto da mettere a frutto tutto quello che ho studiato, tutto quello su cui ho fatto ricerca, quindi mi piaceva allora, mi piace anche adesso. Quindi sicuramente blockchain continuerà. Video ce ne saranno sempre, ci saranno consulenze, libri, non lo so. Quello che io, guarda, tutto quello che mi hanno proposto fino adesso ho detto sì, lo faccio, tranne le truffe, perché attenzione, è un settore dove ci sono anche molte truffe, consapevoli o meno. C'è gente che ha dei progetti totalmente fallimentari tecnicamente, ma che ha un marketing esagerato e che magari riesce anche a venderlo. Attenzione, io la chiamo truffa lo stesso, perché nel momento in cui ti avviso, ti dico non sta in piedi, io la classifico così. E poi ci sono anche proprio i truffatori, quelli veri, no? Che ogni tanto mi diverto a smascherare. Quindi sì, Blockchain Café ci sarà, tanto io di caffè ne ho, vado avanti a farlo. Grazie mille Marco, grazie, in bocca al lupo per il tuo progetto e alla prossima. Grazie, ciao. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ragazzi, sono molto contento di aver conosciuto Marco. Vi lascio nelle note dell'episodio naturalmente il link al suo canale YouTube e vi invito a farvi una passeggiata da quelle parti, perché tra tanti che stanno lì fissati sulla speculazione, su fare i soldi con le cripto, Marco invece condivide, devo dire, con me, poi abbiamo parlato a lungo, condivide il desiderio di alimentare la consapevolezza, l'utilizzo consapevole del digital e anche del blockchain nelle persone, e questo è il cuore del suo progetto, quindi va senz'altro incoraggiato. Io ringrazio tutti i produttori di Strategia Digitale, qua ci sono droni che volano e sfrecciano, stampanti 3D all'opera, è fantastico ragazzi, sono delle tecnologie pazzesche, quindi io vi ringrazio. Voi produttori, chi non è ancora produttore sa che deve andare su strategiadigitale.info se vuole sostenere il nostro progetto. E ringrazio anche Odra Bertolone, coautrice del programma, e il nostro fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.